tutta la bellezza e la delicatezza della fioritura per merito della sola natura e la nascita attesissima dei primi frutti della prossima vendemmia. Ecco come la vite ha accolto e sta affrontando l'estate, ora entrata nel vivo anche tra i vigneti italiani. Tra le rappresentanti più antiche, affascinanti e complesse della natura e del lavoro in agricoltura, la vite è in tempo di pandemia tra i simboli di rinascita più forti e di inizio di un nuovo ciclo, rappresentando una speranza per il futuro. Ed in questa stagione più che mai, la terra che si scalda ha portato allo schiudere dei fiori e da questi alla nascita degli acini che stanno maturando. Con la fine della fase vegetativa della vite è ora di mettere mano alla produzione e se non sarà un'annata eccezionale da un punto di vista quantitativo, dai più importanti territori del vino italiano arrivano le prime buone impressioni sulla qualità, guardando alla maturazione e al rigoglio della vite, favorite dall'escursione termica fondamentale in questa fase. E questo nonostante una primavera che aveva fatto preoccupare i produttori per le improvvise gelate da contrastare, ma che poi in alcuni casi ha regalato una seconda germogliazione ed un sospiro di sollievo al vino italiano, continuamente alle prese ormai con gli effetti del cambiamento climatico. Documentare il ciclo dei mesi e la bellezza della vita che nelle quattro stagioni scorre nel vigneto è il modo in cui Wine News rivolge il suo invito a riconnettersi con la natura, la cui crisi e la cui profonda sofferenza sono alla base del difficile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia. Guidati, come abbiamo fatto nelle altre stagioni, dal nostro Virgilio, il professor Leonardo Valenti, docente di viticoltura all'Università di Milano. Torniamo nei vigneti italiani dunque per documentare ciò che avviene in estate, dalla fioritura che non prevede nessun tipo di intervento grazie all'impollinazione, si è passati all'allegagione e alla nascita degli acini, con l'invaiatura è iniziata la maturazione dell'uva che è seguita passo dopo passo per raggiungere un corredo organolettico superiore dovrà sempre essere perfetta per ottenere il vino più buono possibile. Oggi, come un tempo, questo è il momento anche di pratiche tipicamente estive, come la prevendemmia, che permette di fare una rinuncia con coscienza dell'uva in campo, guardando alla qualità della prossima raccolta. Ci troviamo in vigneto, siamo in fase di fine invaiatura, periodo l'invaiatura nel quale si compiono operazioni di diradamento per migliorare la prestazione qualitativa della produzione. Il diradamento è l'ultimo momento in cui si riesce a raccordare la superficie fogliare con la quantità di prodotto e quindi è un momento molto delicato che porta a un'implementazione della qualità in maniera importante. Si tende a naturalmente a distribuire, togliere, eliminare i grappoli che sono in qualche modo vicini, che sono quelli che possono avere una cattiva situazione dal punto di vista della presenza eventuale di malattie e quindi qui ad esempio abbiamo due grappoli, in questa situazione uno viene eliminato e uno viene lasciato, man mano ci si approccia a questa tecnica in relazione a quelle che sono le necessità di scarico, ovvero sia la produzione ettaro che si vuole raggiungere e naturalmente andando in equilibrio con quelle che sono le necessità di ogni singola pianta. Non si fa un diradamento casuale, ma ogni singola pianta viene rimodellata in funzione alla superficie fogliare, vedete qui una pianta con una buona superficie fogliare, una pianta che ha una minore superficie fogliare, quindi lascerò tendenzialmente qualcosa in più in quella pianta e qualcosa in meno in queste piante, che hanno un livello di vigoria inferiore.
Altra operazione che viene fatta nel periodo dell'invaiatura è una leggera defogliazione, ovvero sia un'eliminazione delle foglie che sono di copertura del grappolo. Non esagerando, si fa più o meno solo tendenzialmente la parte di più bassa delle foglie con la presenza di grappoli, in modo da scoprire relativamente il grappolo ed avere un leggero miglioramento della situazione diciamo climatica intorno al grappolo, che crea questo naturalmente la possibilità di avere minori problematiche dal punto di vista fitosanitario, quindi minori problemi di botrytis. Si eliminano quelle foglie che sono tendenzialmente di copertura del grappolo, in modo da avere anche una condizione di energia radiante che colpisca relativamente il grappolo, che aumenti le prestazioni di tipo qualitativo, ad esempio l'aumento in alcune varietà, in funzione naturalmente della varietà, questo è un lavoro che viene fatto di più o di meno, in funzione della posizione, per cui defoglierò tendenzialmente un po' di più verso nord e naturalmente defoglierò un po' di meno se vado in vigneti che sono collocati nella parte più meridionale dell'Italia, perché naturalmente questo tipo di lavoro potrebbe creare delle problematiche all'accumulo degli antociani, dei polifenoli a livello di grappolo. Tendenzialmente l'effetto varietale è piuttosto importante, ci sono delle varietà che non devono essere quasi per niente scoperte perché sono molto sensibili alle scottature, poi ci sono varietà invece che hanno una buona resistenza e allora possono essere tendenzialmente più idonee a avere una buona situazione dal punto di vista fitosanitario. L'altra cosa importante nella scopertura è i grappoli. Più sono serrati, più tendenzialmente sono grappoli che possono avere problemi con questo tipo di operazione. Quindi è un'operazione che viene portata avanti manualmente solitamente, ma si può fare anche a macchina, e naturalmente a seconda del tipo di intervento, a seconda della quantità di foglie, l'intervento e la quantità di foglia eliminata, come dicevamo, in funzione anche dell'andamento stagionale. Quindi con situazioni di clima più fresco si elimina qualche foglia in più. Situazioni in cui abbiamo delle condizioni climatiche, tipo come quelle di quest'anno, in cui abbiamo una forte termia, quindi temperature elevate, si tende a lasciare un pochino più coperta i grappoli. Tendenzialmente si lavora solamente su un lato, mai su tutte e due, tendenzialmente si lavora sul lato del mattino, quello che riceve un'insolazione della prima parte della giornata, e non si interviene mai sull'altra facciata, che è quella che da mezzogiorno in avanti tendenzialmente viene battuta dal sole diretto. Il discorso della tardività o della precocità della vendemmia è legata molto all'andamento stagionale. Naturalmente siamo nell'annata 2021, abbiamo avuto delle condizioni attualmente che ci portano a presupporre che potrebbe essere una vendemmia anticipata quantomeno per le uve rosse. In queste situazioni naturalmente poi che decide è da adesso in avanti come sarà il clima, e quindi se il clima dovesse continuare ad avere dei livelli di prestazione termica elevata, probabilmente andremo incontro a una vendemmia anticipata. Se dovesse invece instaurarsi una situazione in cui le temperature scendono e quindi si hanno delle condizioni diverse di maturazione, potrebbe allungarsi nel tempo. Terminiamo la fase di cambiamento di colore, le uve che si colorano bianche o rosse tendenzialmente finiscono di colorarsi e qui inizia la fase di maturazione. Maturazione che naturalmente nelle varietà precoci porterà a avere una raccolta molto anticipata, e diciamo che le varietà che possono essere
più influenzate da questo tipo di situazione potrebbero essere le varietà da base spumante, per cui si presume, si prevede che in tempi relativamente brevi si possa iniziare le vendemmie nei territori che fanno base spumante e quindi con delle necessità di tipo maturativo inferiore rispetto alle uve rosse. L'annata 2021 è un'annata che è partita con qualche piccolo problema dal punto di vista fitosanitario, poi naturalmente l'insorgere di situazioni climatiche che non prevedono una piovosità elevata hanno portato a stabilizzare la situazione. Quindi ci troviamo nella normalità dei casi in tutta Italia con un'ottima situazione dal punto di vista fitosanitario. Se dura questo tipo di condizione in cui l'aspetto fitosanitario dovesse essere poco influenzante la qualità del prodotto, potremmo dire che questa è un'annata che sicuramente potrebbe avere dei riscontri qualitativi elevati. Un andamento che fa riflettere su come la vite non viva soltanto di stagioni, ma spesso le scavalchi e come di conseguenza siano sempre di più le capacità e la lunga esperienza dei produttori italiani nel riprogrammare gli interventi in base alle condizioni naturali e climatiche a fare la differenza nell'ottenere dalla natura vini superiori.